E abbiamo parlato diverse volte di questa situazione. L'educazione finanziaria per le donne rimane una strategia di emancipazione, a tuo avviso? Assolutamente, confermo che l'educazione finanziaria è una strategia che permette alle donne di evitare quella che più volte abbiamo definito violenza economica. Certo. Allora, la violenza economica passa per la non autonomia, per la non indipendenza. Per quale motivo questo è importante? Ti do un dato, giusto per ricollegarci alla domanda di prima. Il 37% delle donne in Italia non ha un proprio conto corrente. Perché? Il motivo può essere diverso, magari hanno il conto contestato col marito, oppure addirittura proprio scegliono di non avere il conto corrente. La maggior parte delle volte succede che poi si avvalgano di operare sul conto del marito dove loro hanno la delega. Questo non è garanzia di emancipazione, non è neanche garanzia di autonomia e di indipendenza. Ogni operazione viene validata o avvalorata dal marito, non è libertà. Il fatto che, ti do un altro dato, il 62% delle donne decida di non occuparsi delle decisioni finanziarie della famiglia o per se stesse. È spaventosa questa cosa, scusa. Ma non è tanto dire è grave. La prima domanda che mi verrebbe da dire è perché? Esatto.